Sit-in di protesta a Roseto degli Abruzzi per dire no al centro di raccolta rifiuti del centro del riuso nel cuore della cittadella dello sport in via Fonte dell'Olmo. Buona la partecipazione dei residenti che chiedono al comune di rivedere la location dove realizzare il centro. Ad oggi i lavori non sono ancora partiti nonostante l'allestimento del cantiere e su cui ricordiamo pende anche il ricorso al TAR presentato dal comitato, da alcuni cittadini e dalle imprese limitrofe al terreno individuato per l'ubicazione del centro. Siamo contro il centro raccolta rifiuti, ma non può essere un centro raccolta rifiuti che riqualifica una zona. Noi vediamo il contrario, cioè noi pensiamo che la cittadella dello sport va riqualificata con un progetto vero, ma non con i rifiuti. Potremmo accettare il centro del riuso, ma non sarebbe neanche, diciamo, logico avere due centri aperti. Quindi per il resto il centro dei rifiuti va in un'area che è predisposta, c'è, è l'autoporto, non c'è nessuno, ci stanno pochissime case, si può allontanare ancora dalle altre case dove non dà fastidio a nessuno e come hanno fatto tutti i comuni limitrofi. Solo noi faremmo un centro raccolta rifiuti nel bel centro della città, alla porta sud di Roseto. La situazione paradossale che si è creata è che vediamo ambientalisti, buona parte dei cittadini che stanno qui a manifestare oggi sono ambientalisti. Io sono un ambientalista storico e mi ritrovo a contestare un'opera che noi abbiamo sempre auspicato, cioè un impianto di riciclo e di riutilizzo dei materiali, per noi sarebbe il top. Cosa hanno fatto questi intelligentemente? Lo sono andati ad ubicare in un posto assurdo, cioè assurdo per il tipo di impianto e per i problemi che quel tipo di impianto può dare. C'è un campo sportivo, c'è la scuola, c'è un centro commerciale. Ci sono tante attività che andrebbero tutelate. L'unica cosa intelligente è che poiché c'è pure un rischio che impianti di questo genere si possono verificare degli incendi, l'unica cosa intelligente è che c'è la caserma dei vigili qui vicino, dei vigili del fuoco.